sono scarsi, vero? Loro due sono scarsi, vero? Sì, uno è un bollito e l'altro fa schifo, vero? Vero milanisti? Vero milanisti che perdono, che stanno perdendo contro la Cremonese? Vero, Vero, E fa schifo Çalhanoğlu. Intanto Çalhanoğlu ha segnato da fuori area al volo sotto il 7. Quindi zitti, muti dovete stare stasera. Due gol del Cigno e un gol di Çalhanoğlu. Un gol spettacolare, un gol veramente incredibile. Un gol che è andato perfetto all'incrocio dei pali. Uno dei gol più belli che ho visto negli ultimi, nell'ultimo anno, perché alla fine è stato un gol veramente meraviglioso, ma la partita, ragazzi, di oggi è qualcosa di bellissimo, bellissimo. Siamo partiti male, perché nei primi 15 minuti non mi è piaciuta l'Inter, perché è stata un po' macchinosa. Poi con Garic, quello lì, l'attaccante del Verona, ci fa un regalo, uno dei più belli e dolci che poteva darci, veramente. Ci ha dato veramente un regalo, perché dopo l'autogol di Galic siamo andati via come l'olio, come un fiume in piena. Abbiamo travolto il Verona e l'abbiamo trascinato giù nel fiume con una doppietta del Cigno, una doppietta del Cigno nero di Sarajevo e di una gol di Çalhanoğlu. Veramente, ragazzi, ci tengo a ripeterlo, che ha fatto un gol, ma uno di quelli che porca miseria mi rimarrà per sempre impresso, perché è una cosa veramente meravigliosa. Ma anche il gol di Lautaro è molto bello, il gol appunto di Lautaro, appunto, doppietta di Dzeko e appunto anche il gol di Lautaro. Quindi comunque una partita veramente bella. Le partite, se vi interessa saperlo, non sono ancora finite. Il Milan sta perdendo con la Cremonese e sto godendo tantissimo. La Roma sta pareggiando con il Monza, quindi attualmente siamo in vantaggio molto sulle seconde, quindi su Roma e Milan, che sono quelle che ci stanno praticamente inseguendo per il posto Champions. Quindi, ragazzi, oggi questi 5 gol, questi 3 punti sono importantissimi per il piazzamento Champions, perché con questa partita ci siamo avvantaggiati un sacco su Milan e Roma, che adesso il Milan ha perso, sta per perdere praticamente una partita, mancano pochi minuti di recupero, e anche alla Roma manca poco per pareggiarla, appunto. Abbiamo guadagnato diversi punti, diciamo, di vantaggio sulle seconde, però non è finita qua. 6 gol in diretta, Lautaro Martinez. Mamma mia, 6 gol. Cosa posso dire? 6 gol. Ma che partita, ragazzi. Ma che partita. Che partita. Non ci credo. Ho fatto bene a registrare durante la... Mamma mia. Mamma mia. Doppietta anche del Toro. Mamma... No! Cazzo. Pareggiato pure il Milan. Ma vaffanculo. Il solito... il bucio di culo del Milan. Vabbè, comunque bene, perché il Milan ha comunque pareggiato e va comunque bene. Avrei preferito la sconfitta, ma il pareggio comunque mi va bene. Noi intanto con 6 gol ariamo completamente il Verona, lo portiamo giù nel fiume e andiamo avanti, perché adesso che abbiamo vinto noi a Verona, il Milan ha pareggiato adesso con la Cremonese e anche il Monza con la Roma, abbiamo una grande occasione di portarci in vantaggio sulle inseguitrici, e nelle prossime partite possiamo veramente allontanarci, e dobbiamo continuare così, perché se continuiamo così riusciremo, ragazzi, ad arrivare in Champions, ed è importantissimo che riusciamo anche a qualificarci per la Champions dell'anno prossimo, per diversi motivi che magari penso che sappiate già quanto sia importante qualificarsi per la Champions. Poi dovremo, appunto, abbiamo un calendario difficile, vi ricordo, ragazzi, che non è facile da il prossimo calendario, diciamo le prossime partite non sono facili. Abbiamo ancora da affrontare la Roma, che è uno scontro diretto, abbiamo da affrontare il Sassuolo e il Torino, che sono squadre rocciose, abbiamo anche da affrontare la Fiorentina in Coppa Italia e il Milan nel derby
di Champions, quindi ci aspettano partite toste, ma con questa partita mi avete dato la dimostrazione che questa squadra può arrivare in fondo in tutto, può arrivare in fondo in tutto, può affrontare e finisce intanto la partita dell'Inter, grande prestazione, grandi 6 gol, sono contentissimo, ragazzi, continuate così perché vi voglio anche nelle prossime partite. Grandi ragazzi!